poi pizzicotto. Ah, ok. Ok? La carta da forno è pronta? Sì, è calma. Quindi questa qua è troppo lunga, io l'ho fatta lunga perché fa un po' più veloce e non si secca. Voi che è la prima volta la fate un po' più corta e ci prendete la mano. Però devono essere precisi, eh? Una volta che abbiamo pizzicato, andiamo a tagliare quasi vicino alla chiusura. Ok? Quindi questo ce lo spostiamo avanti. Se proprio siamo proprio lenti, mettiamo un filo di pellicola, almeno non si asciuga. Sempre la spruzzatina d'acqua. Ok? E questo è il gesto che si fa. Ok? Questo è il blin. Se non avete capito, non c'è problema, lo ripeto. Basta che li fate bene, eh? Io pure dicevo l'ho capito, non lo sai quante volte l'ho dovuto fare per farli così. Ho capito, però poi a farlo è sempre un po' più complicato. Quindi la carta da forno con la placca ce l'abbiamo? Pensa che ogni volta ancora li fanno ancora più piccoli. Quindi l'importante non è il taglio, l'importante è far bene da quando iniziate a mettere la faccia. La distanza è fondamentale.